Sull'housing sociale di Via Lepanto l'orientamento della maggioranza è quello di respingere la proposta di piano attuativo. Sì, allora l'orientamento si è appena conclusa la commissione urbanistica, l'orientamento della maggioranza presente in commissione urbanistica ha optato per non concedere la delibera di approvazione del piano attuativo, quindi di rigettarla. La motivazione va ricercata in quello che è il prevalente interesse pubblico, e cioè, mi spiego meglio, al di là di quelle che sono le motivazioni adotte dal comitato di Via Lepanto, che esulano da quella che è la discrezionalità amministrativa propria del consigliere comunale, abbiamo ritenuto che in quella zona sia carente un numero di stalli da destinare a parcheggi sufficiente e soprattutto organico. La cessione proposta dalla società Torre SGR non ci è apparsa organica per la fruizione degli stalli a parcheggio, e quindi stiamo rigettando la proposta a condizione che comunque venga riproposto un piano attuativo con la cessione interamente aderente agli spazi pubblici esistenti, perché la zona ha un sovraffollamento di residenze e pochi stalli liberi a parcheggi. Quindi sulla vicenda dell'ex hotel Cam l'orientamento della maggioranza è per acquisire lo stabile al pubblico patrimonio? Beh, il buon senso consiglierebbe certamente di acquisirlo. È un patrimonio che andrebbe ad aggiungersi a tutti gli altri patrimoni che l'amministrazione comunale ha, e quindi io ritengo opportuno che le consiglieri decidano in favore dell'acquisizione. Quanto vale l'edificio? Ma siamo intorno ai 4 milioni di euro. La destinazione a cui state pensando qual è? In questo momento dovrebbe essere destinata ad housing sociale, poi però l'amministrazione potrebbe anche cambiare opinione. All'interno dell'edificio ci sono delle famiglie che hanno acquistato gli appartamenti, alcune ci abitano, altre sono solo i proprietari. Il comune può fare qualcosa per queste persone? Beh, il comune deve fare necessariamente qualcosa, tenere conto di quelle famiglie, certo. Poi vediamo in che termini, ecco.